Quali sono le origini di Vigianello non è dato sapere e la storia spesso si confonde con la leggenda. È certo che più di 2000 anni fa, tra le località Auropoli e Spidarea, sorgeva un'antica città di nome Bigianitu. Tolomeo, nella sua geografia, colloca l'antico insediamento al confine calabro-lucano, in prossimità delle sorgenti del Mercure. Le cause della sua distruzione sono ignote. Una leggenda la vuole devastata da un diluvio. Molto più probabile è che le ripetute invasioni barbariche costrinsero la popolazione a trasferirsi sulle alture circostanti.
risale alla fine del V secolo la nascita dell'attuale abitato e nel secolo VIII passò sotto il dominio dei Longobardi di Salerno che lo fortificarono. In seguito alla conquista bizantina, il territorio vigianellese sarà inglobato nell'eparchia monastica del Mercurion e fornirà riparo a numerosi monaci santi basiliani. Verso i primi anni del X secolo i saraceni giunsero, con le loro scorribande, anche a Vigianello e si insediarono nel rione Ravita. Nel 1060 sopraggiunsero i Normanni. La principessa Mabilia, figlia di Roberto di Guiscardo, fu nominata signora di tutte le terre e castelli della Valle del Mercure. Ai Normanni si sostituirono gli Svevi. L'imperatore Federico II soggiornò nell'estate del 1224 e nella primavera del 1227 nel castello di Vigianello, proprietà di Roberto Conte di Tricarico. Nel 1266 ha inizio il regno angioino in Italia. Carlo I d'Angiò dona il Castrum Bianelli a Goffredo Sarzin, uno dei più nobili cavalieri scesi con lui nella penisola. Narrano le cronache che Goffredo ebbe una sola figlia, Isabella, la quale alla morte del padre si sposò fuori dal regno di Napoli senza consenso del sovrano. Per tale atto fu privata di tutta l'eredità paterna che fu suddivisa di volta in volta tra vari feudatari. Durante il dominio aragonese, Vigianello fu inglobato nel vasto Principato di San Severino, una delle più nobili e illustre casate del Regno di Napoli. Nel maggio del 1496, il Gran Capitano Consalvo de Cordoba, prima della presa di Laino, conquista la piazzaforte vigianellese dopo lunghi giorni di assedio. Il 26 marzo 1510 la nobildonna Aurelia Sanseverino eredita il castello di Vigianello alla morte del padre Giacomo Sanseverino, conte della Saponara e barone di Vigianello. Nel secolo XVII il feudo passa ai Bozzuto, nobili napoletani che finanziarono anche la ricostruzione della chiesa madre. Nel 1695 il signore di Vigianello Pietro Antonio della Ratta e dai primi anni del Settecento il feudo ritorna sotto il dominio dei Sanseverino principi di Bisignano, che lo tennero fino alle leggi eversive della feudalità emanate da Napoleone nel 1806. L'ultimo feudatario fu Pietro Antonio Sanseverino.